La domanda è: ha senso avere la wall box di ricarica quando si ha l'auto elettrica a casa? Beh, te lo spiego in questo video. Ciao a tutti amici, sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi andiamo a parlare di wall box. Conviene averla? Bisogna averla quando si ha un'auto elettrica? Bisogna tenere a casa una wall box di ricarica per ricaricare la propria auto? Adesso ve lo spiego. Prima di tutto ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like e soprattutto se avete difficoltà o problemi mi potete contattare qui sotto. C'è il mio numero, mi contattate o se no scrivete nei commenti. E adesso iniziamo. Allora, wall box di ricarica. Prima cosa, ha senso averla? La mia personale risposta è sì. Se avete una macchina elettrica e il vostro obiettivo è continuare con questa decisione, cioè tenerla a lungo per molto tempo o cambiarla con una più piccola, per esempio adesso avete una smart, quello che potete avere, se adesso avete una smart, ma fra poco cambierete macchina, prenderete una Tesla o qualcosa di più perché il mondo elettrico vi piace sempre di più, allora questa è la soluzione ideale. Perché questo? Certo, potete ricaricare la vostra macchina con la normale presasciugo. Ma quelle presasciugo che vedete, che avete nell'impianto elettrico, anche se è nuovo, anche se la casa è nuova, non sono adatte per la ricarica dell'auto. Quindi avere una wall box nella propria abitazione diventa necessaria, soprattutto per la vita della vostra batteria. Perché? Perché prima cosa ve la ricarica meglio, ve la ricarica in modo più veloce e avendo determinati tipi di wall box potete aderire anche a dei pacchetti mensili, per esempio come Enel X che vi dà dei pacchetti mensili. Quando mettete a ricaricare la vostra auto, c'è parte attraverso la connessione internet, perché le wall box di Enel X sono connesse ad internet, si connettono, vedono che stanno caricando, che state caricando la vostra auto e inizia il vostro pacchetto. Quindi che significa? Significa che voi avete la possibilità di ricaricare in modo illimitato la vostra auto facendo un singolo abbonamento. È molto semplice, è molto facile, basta installare la wall box. Dopo, se avete intenzione di installare Wallbox, mi potete anche contattare perché vi spiego come si fa. Come si fa? Ci sono vari metodi per farla e non avete alcun problema. Poi, proprio oggi ho fatto questo video anche perché ogni tanto mi stanno chiamando dei clienti che hanno l'auto elettrica ma non hanno ancora la Wallbox. Quindi volevo specificare anche agli altri, anche tu utente che stai per comprare un'auto elettrica, o devi comprarla o già ce l'hai una e ne vuoi comprare un'altra. Secondo me, la soluzione giusta è acquistare una wall box di ricarica. Prima cosa, è una cosa più sicura per la ricarica sia per te che per l'auto. E seconda cosa, queste colonnine sono queste box sono adatte alla ricarica delle auto, mentre le prese normali sciugo non è che sono così tanto adatte, quindi in un lungo periodo potrebbero creare problemi soprattutto alla presa e poi all'impianto elettrico. Quindi quello che vi voglio dire è: state molto attenti, controllate soprattutto il vostro impianto elettrico, chiamate un professionista, chi che sia, o chiamate, se volete installare una colonnina di ricarica, chiamate l'elettricista, chiamate un tecnico specializzato che si occupa proprio di queste cose. È molto importante, soprattutto se in un futuro avrete sempre più auto elettriche. Adesso ne potete avere una, non ne avete, però se avete intenzione di comprare un'auto elettrica o già l'avete e ne dovete comprare altre,
la soluzione migliore è tenere la propria wallbox di ricarica all'interno della propria abitazione. Si fa un'installazione dedicata, si mette il filo dedicato con gli interruttori dedicati e non avete alcun tipo di problema. Questo video l'ho fatto proprio per questo motivo, perché molti clienti mi stanno iniziando a chiamare: ho problemi quando metto la presa asciugo, ogni tanto si blocca la macchina, non ricarica bene, tutto quanto. Potrebbe essere, non dico al 100%, perché certe volte può essere anche l'auto che è un po' difettosa, ma una buona parte dipende pure dal metodo di ricarica che avete. Se, vi faccio un esempio: se voi avete un cellulare, lo dovete mettere a ricaricare, lo mettete su una presa che funziona bene o che funziona male, quindi sta a voi decidere. Bene amici, per questo video è tutto. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao!